Benissimo, questo qui è ovviamente il riff di Smoke on the Water e qui stiamo utilizzando sempre un dito, il nostro dito, però suoniamo due note contemporaneamente. Questi qui sono dei bicordi, sono degli intervalli di quarti, in effetti sono dei power chord, comunque sia. Allora, cosa stiamo facendo? Il tutto avviene sulla terza e la quarta corda, ok? Suoniamo due corde assieme. E iniziamo con le corde vuoto all'inizio, quindi sull'1, 1, ed è stoppato, staccato, quindi suoniamo e immediatamente fermiamo le note, quindi 1. Poi andiamo sul terzo tasto e questa volta utilizziamo il primo dito un pochettino tipo semi-barré, quindi adesso io mi sto assicurando di avere la quarta e la terza corda che suonino, mentre la seconda e la prima vengono fermate dal dito, okay, che si appoggia leggermente per fermare le corde, e con la punta vado anche a fermare la quinta corda dal vibrare, così anche se dovessi, per qualche motivo strano, andare a toccare quella corda, in effetti non la suono. Ok, quindi ecco, questi qui sono dei begli accorgimenti, ovviamente cerchiamo di effettuare il palm muting con il palmo della mano. Ok, allora che cosa succede? Quindi siamo sul terzo tasto, poi andremo sul quinto tasto, sul terzo battito, e poi sul levare del 4 andremo di nuovo a suonare le corde a vuoto. Quindi sarà così. 1, 2, 3 e 4. Sul levare del 4 andiamo a suonare di nuovo. Questa qui è la prima battuta, quindi nota che il primo e il secondo battito le note sono staccate, mentre la nota sul terzo battito invece la teniamo. Quindi 1, 2, 3 e 4. La seconda battuta è così, dove suoniamo niente sul battere dell'1, suoniamo il terzo tasto sul levare dell'1, poi pausa sul battere del 2. Sul levare del 2 andiamo sul sesto tasto questa volta e poi facciamo uno slide indietro di un semitono, quindi di un tasto, sul quinto tasto. Quindi e lì teniamo la nota per due battiti, quindi tra il 3 e il 4. Quindi sarà così. 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. Mi raccomando queste pause. Ok, poi il tutto si ripete, la terza battuta è identica alla prima. 1, 2, 3, 4. Solo che sul levare del 4 andiamo a suonare sul terzo tasto, poi pausa sul battere dell'1 e sul levare dell'1 andiamo a suonare le corde a vuoto e a rimanere per tutta la battuta. Quindi questa seconda metà del riff sarà così. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3. Ok, adesso suoniamo il tutto piano piano. 3 e 4. 1, 2 e 3. 4. E questo è quanto per questa lezione, ragazzi. Grazie tanto per l'ascolto. E mi raccomando, se conosci altri riff semplici che possono essere suonati con un dito, semplicemente lasciami un commento, così ci fai sapere e vedrò magari di creare altri video al riguardo. E poi, ragazzi, mi raccomando, queste lezioni sono gratuite, quindi se ti è piaciuta, semplicemente clicca mi piace, condividila con i tuoi amici. Se hai delle domande, puoi sempre lasciare un commento. Ok, ragazzi, mi raccomando, alla prossima!